Il Santolcese leader in campionato deve mantenere gli 8 punti di vantaggio sul Cogoleto inseguitore, mentre l'Olympic deve difendere l'ultima posizione utile per i playoff. I primi 25 minuti sono di assoluta staticità fino al 25esimo, quando Mattia Zangla, stretto tra Vigogna e Fazio, protesta per una spinta. Il signor Traverso fa ampi cenni di proseguire. Un minuto dopo il destro affilatissimo di Danovaro costringe Biamino a limare in corner. La risposta a rosso verde è questo tiro cross di Zanini che spolvera la traversa di Firpo. Proteste del Santolcese a pochi minuti dal riposo per questa azione di ripartenza in cui Stradi viene fermato per una presunta posizione di offside. La Moviola non riesce a chiarire il momento esatto dell'incrocio con Zanini, ma poco dopo a passare è invece l'Olympic con una rimessa lunghissima di Vigogna che rintraccia Varone. Il cross è perfetto per la testa di Nania che supera Firpo e manda al riposo le squadre con gli ospiti in vantaggio. L'Olympic si gode per pochissimo tempo il vantaggio perché il contatto in area tra Daronk e Nania genera l'ennesimo rigore in stagione procurato dall'esterno di Repetti, trasformazione affidata a Mattia Zangla. A questo punto la capolista ha ben 42 minuti per poter ribaltare il risultato. Il break ospite è targato Risso con il colpo di testa del mediano su corner di Varone che si spegne clamorosamente oltre la traversa. Olympic ancora velenosissimo con la ripartenza architettata e conclusa da Colella, supportato da Varone. L'ex a tu per tu con Firpo mastica la palla del nuovo vantaggio ospite. Capolista che alla mezz'ora viene salvata miracolosamente da Firpo, da prima sul diagonale incrociato di Zanini e poi sul corner di Varone, sul colpo di testa prima di Risso e sul tap-in di Colella. Poi l'Olympic protesta perché a giudizio dei biancorossi la sfera avrebbe superato la linea di porta. La squadra di Repetti non riesce proprio a rialzarsi e viene graziata dal neoentrato Carrus, servito dallo scarico di Colella. La capacità però delle grandi squadre sta proprio nei momenti di difficoltà, stringere i denti e colpire al momento decisivo. Il momento è l'85esimo quando sul piazzato di Stradi sbuca il testone di Mattia Danovaro che ribalta il risultato dopo diversi minuti in apnea da parte della squadra di Repetti, vantaggio che rischia di durare pochissimo perché sulla conclusione di Varone la correzione di Colella è vincente, ma il centravanti si trova in posizione irregolare. Nelle proteste seguenti alla decisione del direttore di gara viene allontanato Risso. Non c'è più tempo, il Santolcese supera 2-1 in rimonta l'Olympic Prapegliese. Un successo importantissimo, forse decisivo, quello del Santolcese ottenuto nelle battute finali dopo tanta sofferenza. L'Olympic recrimina per le diverse occasioni sprecate e soprattutto per la direzione di gara del signor Traverso.